Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un altro video della serie Back to School. Infatti vi mostrerò cosa c'è dentro il mio astuccio. Però prima di iniziare vi ricordo che se vi va potete seguirmi anche su Instagram, mi trovate come @alicelatte_basso, ma c'è tutto scritto qui sotto, ed iscrivervi al canale perché stiamo aumentando e io vi ringrazio tantissimo. Allora, questo è il mio astuccio rosa con queste ali disegnate sopra e della marca Fiorucci. Non c'è scritto in nessuna parte, ma era un cofanetto che conteneva dentro un profumo e qualcos'altro di questa marca, appunto, che compravo un bel po' di anni fa. Ero innamorata di quel profumo. L'ho ritrovata, l'ho lavato, ho detto: boh, mi piace, perfetta, è il mio nuovo astuccio. Per chi non mi conoscesse, io sono Alice, piacere, e quest'anno inizierò il terzo anno di giurisprudenza e io ho preparato questo astuccio come se tornassimo in presenza, diciamo. Però ci sono delle voci che dicono che tutto il primo semestre lo faremo online, però in caso lo userò da casa. Benissimo, vi faccio dare una piccola views da sopra, ecco qua. Ora lo metto qui sotto e pian piano pesco quello che mi viene. La prima cosa è questa matita Lilla Pastello della Stabilo ed è una HB che vi ho mostrato nell'All Back to School. Mi raccomando, se non l'avete visto, andatelo a vedere, è il video uscito prima di questo. Ed è di questo Lilla Pastello bellissimo. Poi ho questa penna multicolor con un unicorno e con tutti questi colori, bellissima, così non devo portarmi 1500 penne colorate, ma ne ho una che li ha tutti. Poi ho questo bellissimo astuccio del Re Leone, e qua c'è Simba, che per chi mi segue da un po' sa che Simba è anche il nome del mio cagnolino, quindi questo è un reperto storico, infatti tutto un po' rovinato, però a noi piace così, storico e sentimentale. Poi ho dei classici post-it, che in realtà non sono della marca post-it, ma sono della marca Prima, questa qua. E ne è rimasta solo la parte verde e la parte arancione. C'era anche la parte fucsia sopra, mi sembra fucsia. Poi ho queste forbicine piccoline, sempre utili, rosa, che ho preso da Tiger. Ho forse trovato in una busta sorpresa che abbiamo aperto insieme di Tiger. E sopra aveva il coperchio tipo di come si chiama? Di un coniglietto. Quindi l'ho tolto perché non mi sembrava il caso magari di portarlo, però è carinissima. Poi ho questa penna con quattro colori, quindi i classici colori verde, rosso, blu e nero, che mi compro tutti gli anni. Vi ho mostrato anche questo all Back to School, mi sembra, o forse questa era quella dell'anno scorso di fine, non me lo ricordo, comunque ve l'ho mostrata lì. La compro tutti gli anni, così per gli appunti li prendo, cambio colore e non perdo tempo a cercare 1500 penne dentro l'astuccio. Poi un burro cacao che non può mai mancare, questo in particolare della marca Balea, ma è casualmente qua, va bene un qualsiasi burro cacao. Burro cacao, non so parlare, ma mi volete lo stesso. Poi ho portato tutti gli evidenziatori, penso siano tutti, poi se ne spunta qualcun altro, che vi ho mostrato nel video All Back to School della marca La Cartoleria. Se sentite gli abbaglietti è Simba che sta giocando, ma noi non ci faremo caso, vero Simba? Bene, e sono questi qua di tutti i colori, quindi verde, azzurro, giallo, arancione, fucsia e viola. E come vi ho mostrato lì, sono quelli con la doppia punta, quindi da una parte hanno la punta ad evidenziatore classico e dall'altra parte hanno la punta a pennarello, eccolo qua. Così per gli appunti ho un po' tutto insieme, sono piccolini, portatili e mi piacciono molto. Poi ho una penna verde, classicissima, non so in realtà come mai, forse per scorta, perché in realtà il verde c'è anche qui. Non l'ho messo a posto il portapenne così come lo vedete. Una semplicissima penna nera di una marca sconosciuta, Kartal. Un'altra marca sconosciuta, Kartal, di nuovo, che si è tolto però il fogliettino. Rossa, una penna blu, questa è una Bic Crystal tutta mangiucchiata, forse proprio real life, benissimo. Poi ho dello scotch, che anche questo può direi sempre servire. Volevo in realtà portare quello scotch che si attacca semi-trasparente, ma non trasparentissimo, così che si attacca alla carta e quando lo staccate non si rovina, così da poterlo usare per l'agenda, però alla fine in casa avevo questo e non sono stata ad acquistarne un altro. Poi ho una matita di riserva, questa qua è dell'IKEA, dai, chi non ha una matita dell'IKEA? Commentate qua sotto e ditemi quante matite dell'IKEA avete in casa, io non so, ne avrò una decina sparse per casa, forse anche più degli evidenziatori, che chi ha visto l'All Back to School sa quanti ne ho presi, quindi immaginate. Poi ho questa penna, sì, penna, matita multicolore, ve lo faccio vedere da qua, comunque ha quella punta che quando scrivete vengono fuori tutti i vari colori, non so se ce l'avete anche voi, e sopra questi cagnolini. Non si vede, che amo gli animali, no, che schifo gli animali. Poi ho questo Point 88, no, Pen 68, non so il nome, della Stabilo, rosa. Poi ho una semplicissima penna blu, questa è una delle mie preferite, però ve la consiglio tantissimo perché scrive benissimo, ed è la Paper Mate e si chiama Ink Joy, eccola qua.
Poi ho un bianchetto, sbianchetto, scolorina, come lo volete chiamare, della Mitama, questo qua liquido, che in realtà non uso molto spesso, lo uso proprio se sbaglio qualcosina e sui post-it soprattutto, perché sui post-it, se no, questo qua a striscia si vede troppo e quindi uso questo qua liquido. Questo qua è il bianchetto a striscia, classicissimo, non so voi come lo chiamate, scrivetemelo qua sotto perché sono curiosa di sapere in tutte le varie parti d'Italia come si chiamano degli oggetti così piccolini. E niente, quindi un semplice bianchetto. Poi, Tella Colla, questa qua è la mia marca preferita perché si chiama la Coccoina e ha un odore, ragazzi. No, non lo so, spettacolare. Spettacolare, sa di cocco. Bellissima, bellissima, può sempre servire. Un altro pennarellino di questi qua della Stabilo, Pen 68, però stavolta viola, che si fa compagnia con il rosa. Poi ho dei segnapagina. Eccoli qua, due spaiati così in realtà era molto più largo il pacchettino, io li ho tagliati per non portarmene troppo in giro, diciamo, eccolo qua. E poi ho una gomma, una semplicissima gomma rossa, questa qua l'abbiamo trovata insieme nelle buste di Tiger, anche questa, e io ho questo vizio che finché non finisco le cose non le cambio, quindi ho preso le gomme nuove, oh, aspetteranno, come le penne, io vi ho mostrato 1500 penne, no, blu, queste due, boh. Più questa, allora questa vabbè, non contiamola tanto come penna blu, anche il blu, ma anche tutti gli altri colori. Io so esattamente che prima devo finire questa e quando finirò di usare questa posso usare questa, quindi quella è proprio quella di scorta, cioè non ne posso usare prima una o poi l'altra come capita. No, ho un ordine mentale, non so, ma sono l'unica, fatemi sapere qua sotto. Poi ho un altro pennarellino di questi qua della Stabilo giallo, quindi sono diventati un trio. Poi ho una chiavetta perché secondo me può essere sempre utile. Questa qua è della marca Lexar ed è da 8 giga, ma una qualsiasi chiavetta va benissimo. Perché all'università soprattutto molti hanno il computer, anch'io in molte materie prendo appunti col computer, quindi se magari vi siete persi una parte di appunti, eccetera, potete prendervi con la chiavetta se non volete dare la mail o altro, se non avete a disposizione internet o se i file sono troppo pesanti. Secondo me è perfetta. Poi ho un pennarello nero della Giotto Turbo Color, super classico, e un temperino. Questo è tutto quello che c'era nel mio portapenne. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa avete nel portapenne e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao, grazie per aver visto il video!